Quando, con chi e dove si deve mangiare pane e pomodoro? Mezz'ora dopo aver fumato erba, molto presto di mattina, in estate, dopo aver camminato per un'ora in campagna, accompagnare con un'insalata fresca, pomodori e peperoncini. Dinanzi a un bimbo inappetente al momento della merenda, con buoni amici a metà della replica di una partita in TV, alle 3 di mattina, dopo aver fatto l'amore. In un giorno di caldo torrido, appena uscito dal mare, all'ombra di un ombrellone, appena rientrato da un viaggio fuori dalla Catalogna, le domeniche mattina, se ti alzi prima del resto della famiglia, dinanzi al caminetto in una rigida giornata invernale, con un amico prima di lavorare a un buon progetto, dinanzi alla telecamera di una televisione americana, quando ti danno un premio. La seconda volta che ricevi in casa un ambasciatore o un ministro straniero. Quando, con chi e dove non si deve mangiare pane e pomodoro? In osteria? In un ristorante esotico? Su un tavolo posto dinanzi a una porta aperta? A un party con moltissima gente? La prima volta che ricevi a casa tua un ministro o un ambasciatore straniero? Dinanzi al televisore quando c'è il telegiornale o sul finire di un film, in un teatro o durante un concerto in pieno svolgimento, in un buon ristorante a Madrid o New York, se non hai dato prima una buona mancia e non parli la stessa lingua del cuoco, in un cattivo ristorante, di notte vicino a un bimbo di pochi mesi che non abbia il sonno regolare, vicino a un telefono. Come sopra, sarebbe orribile che nel momento topico del primo boccone iniziasse a squillare il telefono o il pianto di un bimbo. In una terrazza piena di gente in piedi, povera o ricca, molto affamata. In un seggio elettorale. In un ambiente ricco di tensioni, con i piedi bagnati, dinanzi a una donna che si sta truccando mentre scrive a mano al computer, in una riunione di lavoro con gente nervosa.